Eccoci qua, ritrovati in un altro post partita, Benevento Napoli. Innanzitutto, ciao ragazzi, buonasera a tutti, buona domenica a tutti. Benevento Napoli sul risultato di 0-2, gol di Hamsik e, vabbè, prima Mertens e poi Hamsik, Mertens un gol strepitoso. Qui mancano ancora 3 minuti. Allora, parliamo subito della partita. Un Benevento che nel mercato di gennaio ha fatto tanti acquisti in campo, 7 nuovi acquisti, quindi diciamo una rivoluzione della squadra di De Zerbi. Possiamo dire anche che De Zerbi si è studiato per tutta la settimana bene il Napoli, perché lui è un bravissimo allenatore e si è studiato sicuramente il Napoli. Infatti diciamo che il primo quarto d'ora abbiamo avuto una difficoltà. José Maria, facciamo il 3-0. Comunque raga, stavo dicendo, i primi 10 minuti, un quarto d'ora, il Benevento ha fatto la partita, ha attaccato, ha cercato di fare gol. Poi sull'azione di Insigne, quella dove ha preso la traversa, incredibile raga, se faceva quel gol, cioè era spettacolare. E si è sbloccata la partita lì si è sbloccata la partita per il Napoli. Abbiamo cominciato a giocare, c'è stato il gol strepitoso di Mertens. Poi si chiude il primo tempo. Il secondo tempo, su un'azione di Callejon, il gol di Hamsik solo nella porta, doveva solo metterla dentro, l'ha messa dentro, 2-0. Poi un episodio importante, sul calcio di rigore assegnato al Benevento, fallo di Koulibaly, non se n'era accorto che il giocatore stava lì, però tutto è cominciato da Yusai. Però fortunatamente la VAR ci ha salvati e non c'è stato assegnato il calcio di rigore, perché appunto c'era un fuorigioco di Sandro. E comunque raga, sono contento perché questi 3 punti erano importanti. 3 punti importanti non sono solo per questa partita, ma per tutte le partite che ci aspettano. Quindi va bene così, va molto bene. Attenzione a coda, Reina. Attenzione. Benevento attacca, si è stabilizzato. C'è qualche risveglio del Benevento. Io spero che si salvi, perché mi piace come squadretto. Quindi ci sta che si salvi. Però oggi non doveva vincere, quindi per me va bene così. Ora, ultimo minuto della partita, io direi di dire i migliori in campo. Allora, qualche dubbio sempre c'è, sicuramente. Io lo dico, migliore in campo del Napoli, Dries Mertens. Anche se mi è piaciuto molto Jorginho. Migliore in campo del Benevento, non saprei sinceramente che dire. Oh! Marco Rogg, l'idolo di Zach Remo, attenzione. Gran giocatore Marco Rogg. Del Benevento sinceramente non saprei, mi è piaciuto molto Letizia. Ah, mi è piaciuto l'attaccante Guilherme, il nuovo acquisto del Benevento. Mi è piaciuto molto. Ci sta come squadretta, però dovevamo vincere oggi. Dovevamo vincere, intanto calcio d'angolo per il Napoli. Abbiamo vinto 3 punti importantissimi. E infatti volevo aggiungere questa cosa. La sfida quella è Juve-Napoli. La Juve oggi ha vinto 7-0 col Sassuolo. Noi abbiamo vinto 2-0 con soffrendo, tra virgolette, eh. Però raga, la sfida quella è, purtroppo un punto di distanza. La sfida quella è, quella ci aspetta ad aprile. Non dobbiamo fare passi falsi, dobbiamo stare sempre in vetta e essere sempre forti. Quindi raga, il post partita finisce qua. Io vi lascio, quindi raga, domani buona scuola, lasciando un bel like, un bel commento, iscrivetevi al canale, mi raccomando, e seguitemi anche su Instagram, ma l'importante raga è il like per supportare anche questo Napoli. Noi ci vediamo, bella.